un doppio tipo di finanziamento innanzitutto. Noi abbiamo un finanziamento, diciamo, tra virgolette, delle scuole private e pubblico, no? Che è quello che si dà in base alla parità. E poi abbiamo un finanziamento strisciante, che è quello che deriva dal peggioramento delle condizioni di qualità del pubblico, perché per esempio vengono ridotti gli orari, vengono ridotti i compiti, tipo a un certo punto poi viene una scuola aperta, per esempio alle 4, ma la viene aperta fino alle 2, quindi noi diciamo che è più. Allora naturalmente la famiglia che ha bisogno della scuola per più tempo va a prima. Quindi noi abbiamo tutto per vedere il concetto. Noi in Italia riusciamo a dare tutti i finanziamenti. Un finanziamento tra virgolette trasparente, che sarebbe quello che si dà sulla base della parità, innanzitutto non vi tutti i cittadini nelle regioni del sud, spesso addirittura ci sono chi non se lo viene neanche a prendere. Perché non se lo viene a prendere? Perché per gli utili da condizioni di lavoro e di sottoccupazione la mette pochi che non se lo può neanche arrivare. È il caso per esempio delle scuole di base che io come consulente dovrei accreditare i convenzionali. Io non è che per il principio ideologico non la farei, non lo farei nel sistema integrato, ma mi posso mantengono sul mercato sfruttando il lavoro dei giovani disoccupati.
voi andate. È un fatto di cuore.